Lo show ha una caratteristica molto nipponica. Sì. Attori giapponesi, testi in giapponese, sigle in giapponese. Esatto. Forse non era il caso di nazionalizzare un pochino lo show per i paesi, quindi fare sigle italiani, testi italiani? Personalmente trovo che si sarebbe perso il significato dello spettacolo facendo questo. È uno spettacolo giapponese, con attori giapponesi che recitano in giapponese, le sigle originali sono giapponesi, quindi proprio per quello, legandomi a quello che dicevo prima, far conoscere di più il proprio mondo, quindi portare oltre ai propri cartoni, ai propri artisti, anche la loro lingua, quindi il loro modo di esprimersi, il loro modo di recitare. Un saluto a tutti gli amici del dizionario dei cartoni animati dal Japan Anime Life. Ciao. Abbiamo Pico che consulta il dizionario dei cartoni animati. Esperienza del Japan Anime Live, coinvolgente, ma dal punto di vista dei doppiatori? Ma dal punto di vista dei doppiatori, guarda, io sono emozionatissima, è appena finita lo primo spettacolo italiano, veramente ho vissuto un'esperienza, una carica, un'energia incredibile. Non è certo come stare in sala di doppiaggio, voglio dire, è tutta un'altra storia. Prima di salire sul palco le ginocchietta tremavano, salivazione a zero, la voce un po' così. Poi quando sei sul palco adrenalina mille, ragazzi fantastici. Che effetto fa doppiare direttamente davanti al pubblico? Cioè buona prima, non è che è corta, è lunga, si rifà, lì si è partito, cioè non è che ti sincronizzano poi. Però voglio dire, è bello, è una bella esperienza. E tra l'altro la cosa che mi ha stupito è che tanti ci hanno fermato dicendo incredibile, incredibile, perché uno in genere ascolta, no? Cioè è abituato a sentire le voci, però non pensa che ci sia questo lavoro, cioè vederci all'opera così in diretta, abbiamo visto molti che sono rimasti, cioè eravamo uno spettacolo anche noi senza fare pirolette. Un cartone animato in 5 dimensioni, possiamo dire. Sì, infatti quando io dicevo che il Japan Anime Live non si può descrivere, bisogna viverlo, perché veramente è coinvolgente. Sì, sì, è assolutamente una cosa inaspettata, no? Gli amici del dizionario dei cartoni, un bacio grossissimo alla voce, dalla voce di tanti cartoni. Ciao. Prima emozione. Come tutti i grandi eventi c'è tanta confusione e tante cose da mettere a posto e tanto nervosismo prima di partire. Poi è andato tutto bene, come spesso succede, per fortuna siamo tutti belli carichi adesso. Japan Anime Live, che cos'è stato? È stato un misto, perché è un cinema, è un concerto, è un musical, c'è recitazione. La cosa più interessante per me, forse non per la maggior parte, Taiko esclusi chiaramente, che vincono, conquistano il palco perché sono sopra e tutto il resto non perde importanza. La cosa più interessante è stata vedere i doppiatori dal vivo, che è una cosa che uno sa che ci sono fin da quando è bambino, vede e sente tutto doppiato. Vederli dal vivo che fanno il loro lavoro è una cosa che non avevo mai pensato. Non si pensa che esistono i doppiatori, si pensa che il cartone animato ha la voce, invece vederli dal vivo è stata una cosa. E recitano vera. Anche? Recitano, si immedesimano, soffrono con i cartoni. Bello. Sì. Ciao!